io sono profondamente grato a Monti e inviterei tutti i miei concittadini a riflettere un momento. Si è corso il rischio che non venissero più pagate pensioni, stipendi, salari, sussidi. Eravamo a un passo dal default. Monti ci ha tirato fuori, si parte prima dal risanamento e poi si va verso lo sviluppo. Bisogna salire in politica ed è quello che ci accingiamo a fare. La politica deve riacquistare una sua dignità. Io mi auguro, qualora venissi eletto, di trovarmi in un Parlamento diverso da quello che ho visto rappresentato nelle ultime immagini che gli sono state dedicate. Io credo che mancasse solo, lo dirò tra poco, mancasse solo il cavallo di Caligola, insomma, poi c'era di tutto e di più. Non è questa l'immagine che dobbiamo dare all'Europa, al mondo. Se l'Italia si deve internazionalizzare, ci sono molti percorsi importanti da fare e uno di questi percorsi passa da Napoli, passa in mezzo al Mediterraneo, e se l'Italia si deve internazionalizzare nel Mediterraneo, la porta è Napoli. Napoli deve ritrovare una sua classe dirigente. Questa è la scelta di scelta civica, è la nostra scelta civica. Noi vogliamo portare e far salire da Napoli uomini e donne della professione, della solidarietà, che vogliono una rinascita di Napoli, una rinascita di Napoli internazionale.